Buongiorno amici, buon lunedì e buon 1º maggio. Oggi a pranzo per tutto il pomeriggio saremo a casa di amici perché faremo la carne alla brace e staremo tutti quanti insieme. E oggi è una data anche speciale perché il 1º di ogni mese sarebbe il mesiversario di me e Fede. Oggi precisamente sono passati 8 anni e 10 mesi da quando stiamo insieme. Il 1º luglio, raga, sono 9 anni che stiamo insieme. 9! Mamma mia! Molti comunque dopo che avete visto il video dove vi consiglio questo profumo mi avete detto che su Zalando il pack, cioè l'interno del profumo, ve lo dà tipo beige e non viola così, è normalissimo. Anche io quando ho comprato questo su Zalando era tipo beige all'interno liquido, però poi quando vi arriva è tipo violaceo, però è tranquilli, è questo. È arrivato anche un pacco, un kit di 2 pettini che ho ordinato io che mi mancavano nella mia collezione di pettini, insomma questo qua che è perfetto per capelli ricci, che è super morbido, che accompagna il riccio quando si pettina, e questo con i dentini molto larghi, che è sempre utile. Puzzavano proprio di brace, di fumo. Dopo questo sciampetto si sono proprio ripresi. Poi ci sto mettendo quest'olio di Moroccan Oil alla vaniglia, che ve lo dico a fare. Non so per quale motivo, ma i giorni di festa, ad esempio Natale, Pasqua, adesso che è il 1º maggio, eccetera, nella mia testa mi aspetto sempre di passarli per forza bene, e se casomai dovessi passarli come se fosse una giornata normale, ci rimango malissimo. Ad esempio oggi sì, sono stata a casa di amici, siamo stati bene, però è stata una giornata normale, abbiamo fatto la carne alla brace e poi abbiamo fatto la chiacchierata e ognuno è tornato a casa sua. E quando sono tornata a casa stavo tipo, pensavo di passare meglio questa giornata, e mi capita la stessa identica cosa il giorno del mio compleanno, che ho aspettative altissime, che dico no, oggi deve essere per forza un giorno speciale, deve succedere qualcosa di speciale, e poi puntualmente mi ritrovo la sera a piangere perché non è successo niente di speciale. Non so se avete capito il senso del mio discorso, però secondo me molte persone avranno capito. E secondo me questa cosa è causata, sì, sicuramente dai social e dalle persone che fingono di avere una giornata perfetta quando è stata in realtà piatta come le nostre, ma principalmente è causata dal bambino che abbiamo dentro ancora, che era abituato che ogni festa era speciale, era particolare, succedeva sempre qualcosa di bello, e più cresciamo invece più ci rendiamo conto che un giorno alla fine è uguale a un altro. E questa cosa, tuttora che siamo cresciuti, non vogliamo accettarla e ci rode un pochino il culo. Vabbè, tutto ciò per dirvi che se avete passato una giornata normalissima, anche se è festa, tranquilli, vi capisco, capita a tutti. Dato che abbiamo mangiato veramente tanto per cena, yogurt. Meglio quello della, come si chiama, della Müller, sì.